Ben ritrovati con le notizie del TG Web del Liceto. La situazione in Ucraina tiene in apprensione il mondo intero. Anche la comunità delicettana si stringe intorno al piccolo nucleo di residenti provenienti dall'Ucraina. Tanta solidarietà effettuata da adulti e bambini con la raccolta di indumenti, farmaci e prodotti alimentari. In questi 2-3 giorni veramente io ho ricevuto tantissimi messaggi e tantissime chiamate davvero. E le persone venivano in macelleria pure a chiedere, chi non aveva il mio numero di telefono chiamavano mio marito, alla zia, quindi la suocera, quindi c'è tanta disponibilità, tantissima, molto tantissime persone mi hanno chiesto come potevano aiutare, quindi veramente tanta gente. In questi giorni cosa hanno per il momento portato? Cosa state raccogliendo? Allora, siccome io ho le amiche a Leopoli e la mia nipote che adesso sta facendo lì a Leopoli, lei c'ha 21 anni, però si è iscritta a un servizio che si chiama difesa territoriale, perché lì cercano, ogni persona cerca di fare qualcosa, quindi anche lei e le mie amiche si occupano di prof, cioè tutto quello che c'è bisogna fare, e di specifico mi hanno chiesto quella pasta, diciamo, già pronta. Poi di cibo di lunga conservazione, le cose per i neonati come latte in polvere omogenizzati e medicinali. Queste cose per il momento, cioè, sono più urgenti. Infatti hanno detto che soldi non vogliono, perché nelle città dove sono state colpite assai e non ci sono più negozi, quindi con i soldi non hanno che fare, quindi vogliono proprio quelle cose che l'ho detto. Quindi, volendo lanciare un messaggio, ecco, chi vuole donare abbigliamento, prodotti gastronomici, a chi si devono rivolgere in questo momento? Presso di te? Sì, vengono, lasciano qua, io, e vogliamo portare a Foggia alla Croce, al Caritas. Quindi la Caritas poi si preoccupa di portarli? Sì, sì, ci sono 3-4 punti di raccolta, ci sono alcune organizzazioni che si occupano di queste cose. La guerra in Ucraina e la grave crisi economica che si sta riscontrando in Europa e nel mondo. Al riguardo, vediamo la situazione a Deliceto. La fornitura c'è ancora, c'è aumento dei prezzi delle farine, vabbè, quella del grano duro già, anche precedentemente alla crisi ucraina, già c'era. Però attualmente, da quello che ci dicono, aumentano i prezzi del grano tenero, e da quello che abbiamo saputo alcuni mulini il grano tenero inizia a scarseggiare e alcuni anche non ce l'hanno proprio più. Quindi, la vostra farina da dove arriva? Come grano tenero prendiamo due mulini, uno di Ancona e l'altro è del Veneto. Al momento non ci sono problemi? E quello di Ancona ci ha detto che inizia a scarseggiare il grano tenero. E in caso di carenza di questa materia prima, di farina, come si pensa di ottemperare? Al momento non ci abbiamo ancora pensato. Diciamo, il grano duro c'è ancora, però non sappiamo. I prezzi? Delle farine, vabbè, il grano duro è aumentato, diciamo, del 100%, se non più. Il grano tenero siamo sul 30% in più. Beh, credo che non sia dovuto solo al prezzo della materia prima. Sappiamo benissimo che c'è il gasolio che è arrivato alle stelle, quindi i mezzi di trasporto che sono tutti su gomma. I nostri prezzi, sì, noi abbiamo aumentato i prezzi del pane e altre cose, però questo risale a ottobre attualmente, quindi non... Ci sono aumenti in vista? Non lo so. Vabbè, sul grano c'è un momento di stabilità, perché non... I mulini stanno vedendo se riescono ad arrivare alla campagna nuova con il grano che hanno dentro. Se non ce la fanno, qualcosa si muoverà, ma bisogna aspettare ancora qualche mese, secondo me. Per il momento c'è molta tranquillità e stabilità sul prezzo del grano duro. Invece il grano tenero, siccome è quello che importiamo molto di più, c'è un po' di tensione, quindi ci sono un po' di aumenti anche a causa di questa guerra che sta in atto.
Si parla tanto di aumenti, addirittura del 60% del grano, del frumento. Però questo non riguarda ovviamente il grano duro. Non riguarda il grano duro, ma riguarda il grano tenero. Anzi, al contrario, il grano duro, a quanto pare, è diminuito. È diminuito di qualche euro a tonnellata, di qualche euro a quintale il mese scorso, sta mantenendo questa, diciamo... È stabile al momento. Questa stabilità, sì. E per quanto riguarda le scorte, di concimi ad esempio? I concimi attualmente ci sono, ma probabilmente sulla prossima concimazione avremo qualche problema se non liberano questa situazione in Ucraina, perché l'80-90% secondo me di concime che arriva da, perché la maggior parte dei concimi nitrati arrivano da quelle zone lì, quindi ci sarà qualche problema sulla seconda concimazione. Secondo me hanno bloccati tutti gli ordini, non stanno dando niente, stanno voi aspettando a nuovi... Avete delle riserve? Non possono soddisfare tutto. Ma clientela, tutto, diciamo. Sì. Il grano duro di produzione locale, quello che voi esportate, dove viene inviato? Chi lo compra? Ma noi di nazionale ne esportiamo poco, perché quest'anno servirà a noi. Quello che esportano è più grano che arriva dal Canada, spagnolo, francese, ma nazionale se ne esporta pochissimo. Come si prospetta il futuro agricolo, dell'agricoltura? Ma io penso positivo, perché secondo me questi prezzi manterranno ancora per qualche anno. Beh, non ti nascondo che saranno due mesi, tre mesi che ci sono un po' di problemi, in quanto un po' di merce non arriva per vari motivi. Adesso c'è il problema degli scioperi e per ultimo, che poi sarebbe la cosa principale, c'è da dire che molte aziende fanno fatica a consegnare prodotti perché ci sono degli aumenti pazzeschi un po' su tutto. Gli scaffali quindi come sono al momento? Ma senti, all'80-85% ci abbiamo tutto. Ci sono magari dei prodotti di alcune aziende che vengono a mancare, tipo, che ne so, fra le varie acque ultimamente ci sono due o tre aziende che non consegnano. Ho capito. E la clientela come reagisce? Sempre uguale? Senti, per fortuna sì, ci sono un po' di lamentele, che insomma si vede che i prodotti stanno aumentando, però magari comprano qualcosa in meno, ma cercano sempre di approvvigionarsi comunque. Senti, io la vedo un po' nera, perché se qua non succede qualcosa che sblocchi, o magari, che ne so, magari che si fermi sta guerra che sta incidendo un bel po' anche sui prezzi, oppure anche lo Stato non viene a condizione che magari, che ne so, ribassano un attimo il prezzo dei carburanti, perché così insomma la vedo un po' dura. Al momento Ucraina è ancora presto, anche perché del resto già c'erano dei forti aumenti, ma non strettamente legati al Covid, ma bensì al costo dell'energia e che ha fatto lievitare molto i prezzi. I prezzi sono, se non dico... Quali prodotti in particolare? Materie plastiche, laminati in metallo, e di conseguenza è cascato un po' tutto sui trasporti anche, ci abbiamo problemi perché sono in costante aumento. Noi tra virgolette vendiamo molto su internet, soprattutto sulle spedizioni transfrontaliere fuori Italia, Europa, ci sono... Noi paghiamo dei contributi carburante che lievitano di fattura in fattura, però legato all'Ucraina secondo me è ancora troppo prematuro per dirlo, ma ne avremo gli effetti quasi sicuramente a breve termine. Il Covid, diciamo che è una cosa, sì, ha influito, però il grosso è legato al costo dell'energia. L'energia, la forte richiesta durante questo periodo, che c'è una forte ripresa dell'economia, indubbiamente c'è richiesta
e di conseguenza lievitano anche i prezzi. La clientela, almeno per quanto ci riguarda, a noi sinceramente il trend è in crescita, stiamo aumentando le vendite perché non ci basiamo solo sulla clientela locale del posto. Noi vendiamo tramite internet in Italia e nonché in tutta Europa. Questo è. Però diciamo che forse anche questo è legato al costo dell'energia. Più aumentano i carburanti, più le persone non escono più con la macchina a fare la spesa al negozio fisico, ma preferiscono, diciamo, al posto di andare a Foggia o al paese vicino a fare la spesa per il costo della benzina, preferisco farselo arrivare direttamente a casa. Dopo un inverno avaro di fenomeni piovosi e nevosi, l'arrivo di marzo finalmente ha messo fine, almeno per il momento, alle preoccupazioni per le riserve idriche, grazie alle piogge e alle precipitazioni nevose nelle zone collinari. Dopo 2 anni vissuti con l'Istituto Omnicomprensivo di Bovino, De Liceto si riprende la sede dell'Istituto Comprensivo, con l'integrazione dei comuni di Candela e Rocchetta Sant'Antonio. Come mai De Liceto si è staccato dall'Istituto Omnicomprensivo di Bovino? Diciamo che l'opportunità nasce perché c'è un momento storico in cui questo può avvenire. Come ben si sa, diciamo, noi 2 anni fa abbiamo diciamo così, fatto la scelta di entrare nell'Omnicomprensivo di Bovino perché in quel momento storico era la soluzione possibile, ottimale per la comunità di De Liceto. Oggi, in un'ottica di un nuovo dimensionamento scolastico, c'è stata questa opportunità, questa possibilità di passare, di diventare, cioè istituto diciamo con presidenza De Liceto e con l'annessione di Rocchetta e Candela, e quindi occasione migliore per poter riportare a casa, insomma, una situazione che ci stava sfuggendo di mano, insomma, in quanto a... È stata una vostra scelta? No, non è stata, è stato un lavoro di preparazione che è stato fatto all'interno. Chiaramente abbiamo concordato tutto questo con i piani alti regionali, ovviamente c'è stato tutto un piano di dimensionamento, è stato necessario, diciamo, inserire storicamente adesso la comunità di De Liceto in questo modo, perché che cosa è accaduto? A livello regionale l'Omnicomprensivo, che pure era sembrato originariamente un progetto pilota e che sembrava essere una soluzione ottimale ai problemi alla strutturazione del territorio dei Monti Dauni, oggi si è verificata essere non più idonea perché appunto troppo grande, troppo dispersiva, con territori che erano troppo distanti tra loro e con infrastrutture che non consentivano, diciamo, un buon collegamento, una buona organizzazione. E quindi oggi storicamente si è dato, diciamo così, un cambiamento che speriamo continui nel tempo, perché si è capito che in realtà il problema grande, quello che è stato fatto nei precedenti anni era esclusivamente a carattere numerico, cioè si è fatto degli accorpamenti in base al numero degli alunni che le comunità avevano. Oggi si è capito che invece le comunità, cioè le scuole devono essere considerate per quello che rappresentano sociologicamente, didatticamente, pedagogicamente. Quindi questo è il punto focale della situazione. Quindi l'Istituto Omnicomprensivo in questo momento si è un po' frammentato. Sì. Quindi va via De Liceto, vanno via anche altri comuni, a quanto pare, no? Sì, anche il comune di per gli istituti superiori hanno creato un comprensivo appunto a parte, i comuni di Accadia, Monteleone ed Anzano. Quindi questo sì, è avvenuto un distaccamento anche di quegli istituti. Della nuova struttura scolastica delicetana c'è De Liceto, con diciamo che comune per un fatto appunto di numerico, esatto, è il comune più grande numericamente dal punto di istituto, la scuola di De Liceto quanti alunni occupa? Diciamo ci aggiriamo intorno ai 360-370, comunque al di sotto dei 400 siamo. Invece gli altri comuni?
Facenti parte quindi sia Rocchetto che gli altri Rocchetto. Comuni sono di parecchio inferiori, perché insomma andiamo intorno ai 180 complessivamente di in totale sì. Pensa? La presidenza sì, sarà di Riceto, sì, questo sicuramente. C'è quindi un accordo anche da parte delle altre, degli altri comuni? Certo, c'è un accordo, sì, c'è un accordo preso anche con loro, con i sindaci, con attualmente, allora, prima che entrassero a far parte del comprensivo di Deliceto, che partirà appunto da settembre, la scuola di Rocchetta e di Candela formava un unicum col comune di Ascoli Satriano. L'augurio nostro è questo, per adesso e per un futuro abbastanza lungo, perché noi crediamo che siano giunte, come dicevo poc'anzi, proprio... si sia giunti nei piani, diciamo, in regione, a livello di regione, a livello di Stato, si sia compreso l'importanza appunto che gli alunni non devono essere classificati soltanto in base ai numeri e che quindi le realtà sono diverse tra loro e che quindi creare un omnicomprensivo come quello che era stato creato, un progetto pilota, quello dell'omnicomprensivo dei Monti Dauni, a cui faceva capo il comune capofila era Bovino, si è capito che probabilmente era veramente una struttura troppo grande ed ingestibile, anche se da parte di chi ha operato e si è messo a disposizione, e parlo nello specifico del professor Ettone Perrina, preside attuale dell'omnicomprensivo di Bovino, che approfitto per ringraziare pubblicamente per la disponibilità e per la, diciamo, la grande sensibilità mostrata nei confronti anche della scuola di Deliceto e del nostro territorio, però comunque era una cosa molto grande, molto complicata da gestire, e quindi questo credo che sia stato il punto di riferimento per far sì che questo passaggio venga bypassato. Sì, la distanza è un problema, potrebbe essere un problema, perché specialmente da Rocchetta siamo distanti quasi un'oretta e questo insomma creerebbe dei problemi, e in un'ottica di collaborazione, di disponibilità e di sensibilità del comune del Liceto, dell'amministrazione attuale del comune di Liceto, è stato già preso una sorta di accordo con le amministrazioni di Candela e di Rocchetta che diciamo daranno respiro alle comunità da questo punto di vista, si darà la possibilità di stanziare lì nella sede di Candela, per favorire anche quindi Rocchetta, un paio di volte a settimana di un'unità di segreteria che potrà dare appunto risposte al territorio, ai genitori, senza che essi debbano fare percorsi così lunghi per arrivare su Deliceto, insomma. Bene, delle superiori, come ben si sa, la scuola superiore rimane ancora per quest'anno, fino al nuovo piano di dimensionamento scolastico, rimane ancora con l'onnicomprensivo di Bovino. La scuola superiore abbiamo da un paio d'anni, noi abbiamo cambiato, è stato cambiato l'indirizzo da commerciale a sociosanitario, è una scuola di 5 anni con delle ottime possibilità sia lavorative sia di inserimento anche a livello universitario, dà già la possibilità di potersi iscrivere a corsi universitari. Purtroppo abbiamo visto che sul territorio non ha dato grande rispondenza in fatto di numeri, perché purtroppo le iscrizioni non sono tantissime, e questo è, nonostante sia stato fatto un ottimo orientamento quest'anno da parte della scuola, però non ci sono risposte, perché il socio sanitario probabilmente viene percepito come una scuola che si occupa solo di assistenza, solo di e i ragazzi insomma sono un tantino disorientati. Quindi rispetto, il futuro è un po' incerto. Il futuro, quest'anno non c'è stata purtroppo la formazione del primo anno scolastico, e quindi noi ci auguriamo che insomma si possa lavorare ancora meglio, con la speranza che prossimamente tutto questo possa essere bypassato e possa trovare una soluzione quanto prima. Però per esempio noi abbiamo un serale che fa capo al sociosanitario e che solo nell'anno scorso conta ed iscrizioni 54 iscrizioni. Quest'anno sono aperte le iscrizioni proprio in questo periodo e speriamo. Chi che frequenta solitamente? Ecco, frequentano persone che hanno smesso di studiare, che quindi hanno lasciato la scuola. Adulti anche.
Adulti, sì, preferibilmente adulti, ma dai 16 anni in su praticamente la scuola è aperta fino ad età adulta per tutti coloro che volessero, insomma, prendere questa opportunità. Ok, quindi cambiamo un po' argomento. Per 2 anni, causa Covid, non si è svolto il premio Mazza. Certo. Che ne sarà quest'anno? Sarà Covid permettendo. Sì, Covid permettendo. Stiamo invece, sarà sicuramente fatto il premio Mazza. Probabilmente non si riuscirà, permetto di anticipare questa cosa, nella data stabilita nel testamento che è del 24 marzo e non riusciremo probabilmente a farlo anche perché non soltanto per una questione. La questione Covid ovviamente è stata la questione principale, siccome per noi è fondamentale farlo in presenza con i bambini, è stata una scelta voluta da tutti noi dell'amministrazione, stiamo appunto pensando e sperando di poterla fare in quest'anno sicuramente, ci stiamo attivando già per prepararlo, ci sarà fatto, sarà fatto anche per gli anni passati, per quegli anni per cui non è stato possibile farlo, sicuramente si recupereranno gli anni in cui non è stato fatto e speriamo di spostarlo leggermente di data, quindi non rispettando con nostro dispiacimento la data del testamento, però per dare appunto con l'arrivo del periodo più caldo la possibilità di organizzarlo in presenza. In primavera inoltrata. Esatto, invece. Di organizzarlo in presenza con i bambini che sono gli attori principali di questa manifestazione. Si è svolta nella serata di domenica 6 marzo presso la Sala Europa del Comune di Deliceto un meeting partecipativo per la definizione di proposte in linea con le finalità dell'avviso pubblico attrattività dei borghi, linea B del PNRR. Oggi ci siamo incontrati qui in questo incontro partecipativo per informare i cittadini di quello che è la progettualità che stiamo portando avanti per partecipare ad un bando previsto dal PNRR in merito all'attrattività dei borghi destinato a progetti di rigenerazione sociale e culturale di comuni fino a 5.000 abitanti. Questo tipo di attività alla quale il Comune di Deliceto ha inteso aderire si collega ad altre progettualità che già stiamo portando avanti come amministrazione. Penso ad esempio al progetto che ci ha visti arrivare al 6° posto a livello nazionale su un bando del MIBACT, sempre destinato a progetti di rigenerazione, con il quale abbiamo intercettato un finanziamento di 1 milione di euro per intervenire sul castello Normanno Svevo, che è il nostro monumento simbolo per quanto riguarda il paese di Deliceto. O penso ad esempio al progetto di ristrutturazione del convento Sant'Antonio che dopo tanti anni sta vedendo la luce e siamo già in fase di gara d'appalto grazie ad un finanziamento che abbiamo intercettato a valere su un bando pubblicato dal Galmeri Daunia e dove abbiamo intercettato una linea di finanziamento di 600.000 euro. Questo nuovo progetto che vogliamo portare avanti e del quale oggi abbiamo informato i cittadini, le varie associazioni che hanno partecipato all'incontro, è relativo ad un progetto ancora più ambizioso, quello di mettere in rete un po' tutte le potenzialità che Deliceto ha, sia come beni materiali, architettonici e sia dal punto di vista immateriale come storia, musica, tradizioni, in modo da poter davvero finalmente dare una svolta da questo punto di vista dell'attrattività del borgo di Deliceto, che già comunque per la quale già ci siamo incamminati su una buona strada. C'è la possibilità di partecipare a questo bando che scade il 15 di marzo e questo incontro è servito proprio per gettare le basi per quelli che sono dei partenariati con tutte le associazioni locali, partenariati che andranno a coinvolgere anche soggetti esterni a Deliceto. Abbiamo rapporti con l'Università di Bari, con l'Università di Foggia, con altre amministrazioni comunali e quindi l'idea è quella di mettere su un progetto davvero ambizioso per il rilancio turistico e culturale del paese. Quindi il centro storico come è messo al momento? C'è disponibilità di locali?
Allora, noi abbiamo pubblicato come comune all'inizio di marzo un avviso pubblico per una manifestazione di interesse da parte di cittadini, amministrazioni, università, professionisti e anche da parte di persone detentrici di immobili all'interno del centro storico che intendono mettere a disposizione queste loro unità immobiliari per in favore del comune tramite dei contratti di comodato gratuito proprio per diciamo mettere a servizio questi immobili e valorizzarli all'interno di questo progetto più generale di rigenerazione. Gli immobili possono essere destinati a piccola ricettività turistica, a piccoli ambienti museali, a laboratori artigianali, a mostre permanenti oppure più semplicemente per portare avanti manifestazioni che già vengono svolte durante il corso dell'anno, come può essere quella del presepe vivente o di mostre o manifestazioni turistiche. Un momento, qual è stata la risposta da parte dei cittadini? Ma c'è stato molto interesse sicuramente, d'altronde già quando abbiamo presentato il progetto sul castello, quello del MIMAC, dove abbiamo intercettato il finanziamento di 1 milione di euro, abbiamo acquisito molti partenariati, da parte innanzitutto di tutte le associazioni dei licetani, in primis la Proloco, ma tutte le associazioni del paese. Nella scorsa programmazione ci hanno dato il loro partenariato. Contiamo che anche su questo bando, su questa nuova progettualità ci sarà un grande coinvolgimento e questa è la settimana decisiva, motivo per il quale oggi abbiamo fatto questo incontro. C'è ottimismo in pratica? Ma speriamo, sì, poi quando si partecipa si spera sempre di vincere. Valorizzare gli studenti per ciò che sono con la Scuola della Felicità, un percorso educativo rivolto agli alunni e genitori. È utile, secondo gli esperti, non solo a favorire un apprendimento più efficace, ma è essenziale per evitare problemi legati all'ansia, alle paure, alla poca considerazione e valorizzazione di sé, che portano purtroppo molti ragazzi all'emarginazione, all'esclusione e a diventare vittime del bullismo. Allora, le Scuole della Felicità è un progetto che parte 3 anni fa in modo sperimentale nella scuola dove lavoro, quindi a Troia, nella Virgilio Salandra, e dopo 2 anni di sperimentazione si è trasformata nelle Scuole della Felicità, perché ci siamo aperti anche ad altri istituti, non solo pugliesi, ma da tutta Italia. Questo progetto nasce da una mia curiosità, quella di capire come mai la Danimarca fosse insignita dall'UNESCO del premio come nazione più felice al mondo. Con una serie di richiami mi sono approcciato a quello che noi chiamiamo il metodo danese, ma che poi è una vera e propria cultura, e capendo che molte cose erano da me condivise e tante cose già le ponevo in essere in classe, ho deciso di strutturarmi e ho calato un po' questo progetto in quella che è la dimensione italiana, mettendo al centro il comandamento biblico dell'ama il prossimo tuo come te stesso, soffermandomi sulla seconda parte del comandamento, il come te stesso, perché tante volte a noi sembra qualcosa di banale, qualcosa di scontato, ma noi non poniamo attenzione a noi stessi, quindi quanto tempo dedichiamo a noi stessi, quanto amore, quanta cura. La risposta sembrerebbe banale, ma così non è, perché tante volte la confondiamo come una forma di egoismo. E da qui è partita un po' la sfida, un po' il nostro progetto. Quindi si parte da una sorta di alfabetizzazione emotiva, cioè cerchiamo di far parlare le emozioni dei ragazzi, reificarle sotto forma d'arte, sotto forma di temi, di lettere. E dopo il grande tentativo è quello di applicare il metodo della psicologia positiva e del pensiero positivo alla didattica. E lo facciamo con diverse tecniche, rinvenienti ovviamente da quelle che sono le linee guida dei grandi guru, diciamo, di questo settore, come Sirgman, Acor, ma non solo. Abbiamo il supporto anche di tanti psicologi, perché il progetto poi si allarga non solo al mondo scolastico, ma ci sono professionisti, terzo settore, artisti, diciamo professioni di ogni genere che aiutano a crescere il ragazzo a 360 gradi.
Abbiamo come obiettivo quello di creare una mentalità diversa nel ragazzo, soprattutto oggi. I dati allarmanti post pandemia ci dicono che uno su quattro nella fascia pediatrica soffre di disturbi depressivi. Ma questo anche prima della pandemia avevamo dei dati che non certo erano incoraggianti. E per questo noi cerchiamo di creare un pensiero positivo, destrutturando quello che è il pensiero negativo, come dicevo prima, seguendo tecniche e strategie di chi è esperto appunto nel settore. Così facendo, cosa vogliamo fare? Innanzitutto, diciamo, dare un'altra visione della vita ai nostri ragazzi, perché tante volte, soprattutto dai test a cui vengono sottoposti, rinviene soprattutto emozioni come ansia e come paura. Quindi io credo che non c'è apprendimento, non c'è un ottimo apprendimento se prima il ragazzo non, diciamo, non sta bene con se stesso. Quindi è una cura a 360 gradi, una cura in senso, una felicità in senso olistico. Noi diciamo che non è il successo che porta alla felicità, ma come dice Acor, è la felicità che crea il successo. In questo modo quello che stiamo notando è che anche i ragazzi con alcune problematiche come BES, DSA, H riescono a esprimersi e ad esprimersi ad alti livelli quando si parla di questi argomenti. Ed è importante perché molti mi chiedono, ma così non togli tempo al tuo programma con questa tua ora della felicità? Io dico un netto no. Perché noi andiamo a implementare quello che è il nostro, tra virgolette, programma. Perché noi continuamente facciamo scrivere, trasformiamo le emozioni in lettere, in diari, in temi, quindi viene applicato tutte quelle che sono le abilità, per esempio nel caso mio dell'italiano, ma lo stesso vale per le altre discipline, come l'educazione fisica, abbiamo docenti che si impegnano nell'esercizio della respirazione, della meditazione, del Pilates, nell'arte, nel trasformare in arte quelli che sono i capisaldi del pensiero positivo e della psicologia positiva. E stiamo mettendo giù un programma molto interessante anche per il filone scientifico-matematico. Si accennava a una possibilità di creare una matematica terapeutica e una fisica gustosa anche, quindi sono proprio le ultime due novità. Detto questo, io ne approfitto di questo spazio per ringraziare veramente i tanti docenti e i tanti colleghi. Ormai siamo a 18-19 istituti che già hanno aderito, più due micronido e altri due che stanno lì per aderire. Ripeto, non solo pugliesi, ci spingiamo fino a Taranto, ma anche da Melegnano, da Piacenza, siamo in attesa anche di Chieti e quindi è un qualcosa che ci dà tanta soddisfazione e soprattutto vediamo i risultati sui nostri ragazzi. Stiamo creando dei ragazzi resilienti e sicuramente performanti, ma non solo per un discorso scolastico, ma per tutta la vita. Chi può e cosa deve fare per partecipare a questo vostro progetto? Ma abbiamo cercato di rendere il tutto molto molto snello, infatti basta solamente la firma del dirigente scolastico per dare una sorta di nulla osta ai suoi docenti per poter partecipare a questo progetto che vede impegnate le scuole appunto dalla fascia tenerissima dei micronido fino alla secondaria di secondo grado. Queste le notizie del TG Web. Grazie per la vostra attenzione e alle prossime news. Arrivederci.